In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Gesù alla sera del lunedì era ritornato a Betania. La mattina del martedì ritornò al Tempio. Il popolo lo aspettava. La sua parola era intrisa di speranza. Gesù si mise a insegnare. I capi del popolo erano molto arrabbiati. «Con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità?» Gesù, seguendo un metodo di discussione molto conosciuto, disse: «Vi risponderò se voi risponderete alla mia domanda. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Comunque rispondessero, andavano a finire male. Se avessero risposto dal cielo, Gesù avrebbe detto: «Perché allora non l'avete seguito?» Se dicevano dagli uomini, il popolo tirava pietre. Scelsero la via di non compromettersi e risposero: «Non sappiamo». Il problema è questo: compromettersi per Cristo. Sapete cosa vuol dire compromettersi? Vuol dire affrontare anche l'odio, tutto quello che ti va contro, anche l'umiliazione più atroce, per Cristo. Dio nostro Padre si è compromesso, ha amato tanto il mondo da sacrificare suo Figlio, è andato fino in fondo, si è compromesso. Compromettersi vuol dire: ci sei dentro, sei immischiato. Dai, compromettiti nel Signore. Che voglia di un mondo diverso, di un mondo nuovo, di un mondo stupendo.